Allora, ciao a tutti. Prima cosa, la location è diversa per il semplice fatto che chi mi segue su Instagram lo sa, sono a Misano e quindi non ho avuto il tempo proprio materiale di registrare il video a casa, purtroppo, perché abbiamo fatto tutto di fretta, abbiamo sistemato le cose all'ultimo e quindi sono tra l'altro davanti alla scritta Love Misano, purtroppo non si vede bene perché non ci sono panchine e le persone in giro mi stanno dando del matto perché c'è un ragazzo seduto che parla col telefono, ma va bene, piccoli problemi di questo mestiere. E oggi andiamo a fare il recap del round 4. Non devo dire troppe cose, il campionato con le Moto2 ovviamente, lo streamo tutti i venerdì. Questo venerdì purtroppo, però oggi per voi, non lo andrò a streamare perché appunto sono a Misano, ma domenica uscirà il video recap, quindi non vi preoccupate. E prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, è un grande supporto, purtroppo pochissimi di voi lo fanno. Qua vi lascio i dati, sapete già benissimo tutti i vantaggi che comporta. Vi invito a lasciare mi piace e anche a seguirmi su Instagram, dove carico tantissimi contenuti. Grazie furgone. Dove carico tantissimi contenuti, qua sotto trovate il link, qua trovate l'username, in generale basta cercare Sbinda con uno al posto della I. Detto questo, cominciamo subito con le qualifiche, non c'è molto da dire, giro secco, mi è andata bene, ho fatto P6, bella lì, stop. Quindi dopo questa breve spiegazione delle qualifiche vi faccio vedere direttamente gara 1 e ci vediamo dopo. Si parte! Madonna che paura! Ragazzi, io non so più giocare. No, sono... Da quando che loro hanno annullato le precedenti lobby, io non gioco più di fatto. Quindi ho paurissima. Prima dentro! Gas a martello e cerchiamo di fare una buona partenza dalla P6. La moto si impenna, vero? Sì. Oddio! Bandiera rossa, te pareva che era bandiera rossa. Prima dentro, gas a martello per la seconda volta. E andiamo. Ah, vedi quanto parte. No, Sbinda. Va bene, Sbinda, va bene. Calma, calma. Signor Touch. Vabbè, scusatemi signori, ma voi dovreste anche fare, cioè il layout è cambiato adesso. Non è più quello di prima. Scusi. Cambiato layout, vabbè. Niente, per carità. Se non si arrabbia la direzione gara, non mi arrabbio io. Va bene, diciamo che ci sta. Bella Aaron, grandissimo, simpaticissimo bomber. Va largo e Armano davanti. Siu! Ma dai! Che novità, qualcuno che mi chiude all'interno e mi fa cadere. Fantastico. Che novità, ragazzi. Yuppi. È davvero lo stesso copione ogni singola volta. Ma oramai davvero sono stupido io che ci provo. Vabbè, dai. Scusi, ma lei ha guadagnato un po'. Mi perdoni. Mi sembra molto onesto. Guardate quanto si impenna in uscita di curva 1. Mamma mia che nervi. E tanto prima o poi uno si doveva stendere. Grande Touch, simpaticissimo, grande brother. Ma già ve lo dico. Dai, cioè non danno avvertimento a quelli che tagliano e lo danno a me. Noi siamo molto puliti. Sempre, comunque sull'essere puliti lo siamo sempre. È caduto Mandelson. Lo passiamo magari? Sì, lo passiamo. Buono. Buonissimo, lo passano anche quegli altri. E dai. Lungo. E cadi pure. Ci credo. Mi hai tamponato. Calma. Uno contro Magnusson, ma calma.
lì era difficile da controllare. Lascia ma cosa? Lascia posizione. Godo! Karma! 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 Lo devo ripetere? Karma! No, 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 piano, piano, piano. Yes! P5 va benissimo! Va benissimo! Va benissimo, va bene così. Allora, gara 1 è stata in realtà una gara molto semplice. All'inizio ho provato a buttarmi su Aaron, se non mi ricordo male, non mi ricordo bene chi, e mi ha chiuso la porta in faccia, d'altronde come si suol fare, ma la cosa bella è che mi ha fatto cadere per via della fisica del gioco. Io penso che tu, quando sei una roba del genere, non puoi far cadere così un altro pilota, nel senso ti rendi conto che il gioco è fatto così, vabbè. Poi abbiamo piano piano rimontato e siamo riusciti a far P5, molto semplicemente. È stata una gara dove in realtà non ho neanche fatto troppo io come persona, ma bensì ho sfruttato, a PP50 che passano, ho sfruttato gli errori degli altri. Non sono caduto mai, tranne quella volta in cui appunto all'inizio mi hanno buttato giù. Però in generale è stata una gara abbastanza positiva. Tra l'altro, la cosa dell'ultimo giro, il sorpasso su Mandelson, io in realtà non volevo spingerlo largo, ho perso il controllo della moto, l'ho detto dopo, difficile controllare la moto qua, e purtroppo ho fatto quello lì. Secondo me il cioè di posizione non ci stava, ma poi Mandelson si è steso, quindi non me ne frega niente, va bene così. Adesso vi faccio vedere gara 2, ci sarà da divertirsi e poi ne parliamo. Eccoci qua ragazzi, mamma mia che ansia, P5 partiamo, Matix P3, quindi grandissimo, grandissimo Matix. Cerchiamo di fare una bella gara, ragazzi. Cerchiamo di portarci a casa una bella prestazione. Prima dentro, gas a martello. E andiamo. Va bene, calmi, 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 calmi. Va bene così. Fidatevi di me, va bene. Voi direte perché va bene? Per questo, guardate in quanti hanno tagliato. Preferisco stare da dietro e andare calmo, ragazzi. No! Che f- ma che? Dai! Ma non ci posso credere. Che cos'era quello? Che cos'era quello? No, 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 no. Non è possibile, no, che tu mi cannoni. Mi hanno cannonato. 9 giri di tempo. Calmi, non demoralizziamoci. 9 giri di tempo per sistemare la situazione. Ma no, poi non gli hanno detto. Mamma mia, ragazzi, se questa persona non viene penalizzata per ciò che ha fatto, io scateno il devasto. Io c'ho un brutto. Guardate Aaron. No, ok, mi ha sorpassato molto pulito. Bravo. Bravo Aaron. Proviamo a andare. Qua col cavolo che lo passo. Però mi faccio vedere in uscita magari. Cosa poteva mai fare? Chiudermi ovviamente. Tanto per cambiare. Fa un errore uno lì, ragazzi, cadono tutti. Ma magari. Ma ce lo meriteremmo che... di recuperare posizioni perché cadono quelli davanti, ragazzi. Ce lo meriteremmo perché? Perché noi siamo stati fatti cadere ingiustamente. Sì! Bella, brother, via. Dai che ci sono le due pons qua davanti, sono prendibili. Non so in realtà chi sia il quarto, non mi ricordo. Però sono tutti bravi, sono tutti molto bravi lì. Mandelson giù. Eccolo chi era al quarto. Devi lasciare lo spazio, Mandelson. Devi lasciare spazio. Quando entri in pista, devi lasciare spazio. E vai lungo. Guida per... È una presa in giro, vero? È una presa in giro, vero?
Mica siamo in strada che non ti posso sorpassare a destra. Siamo in pista, ti posso sorpassare anche se ti salto sopra. È una presa in giro. Guida pericolosa. Ma mi state prendendo in giro. Questo rientra in pista senza guardare, mi taglia la strada, io mi butto a destra, cerco di evitarlo, mi sbatte al muretto. La guida pericolosa sono io. Platt è ricaduto. Che c'ha Platt oggi? Ultimo giro comunque, ragazzi. Platt è qui. Ma non può cadere qualcuno là davanti, almeno faccio top 5. Dai. Qualcuno che cade là davanti. Non dico, non chiedo tanto. Uno che si stende, almeno faccio top 5. Matix ha vinto probabilmente, sono contento per lui. Vorrei solamente fare top 5, qualcuno si stende, non lo so. Mi sa che non lo facciamo. Anche perché dovrebbe stendersi uno, ma dovrebbe rimanere. Cioè, si è caduto Giller. Sì, ma non mi basta. Dovrebbe tipo, che ne so, cadere ancora e la vedo dura. Però oh, magari gomme sporche, un'altra chiusurina d'anteriore, no, eh? Eh no. Non ci credo! Non ci posso credere! P5, doppia P5, buono. Contro tutto e tutti, questo significa. Allora, gara 2 è stata particolarissima, perché? Perché all'inizio mi hanno centrato, penso abbiano tagliato la chicane, e va bene. Poi pian piano sono andato avanti, sono riuscito a far bene. Ho provato a buttarmi su Aaron, però mi sa che questo è successo dopo che Miners, rientrando in pista, furgoni, mi ha sbattuto contro il muro letteralmente, facendo quindi un unsafe release, non è il termine più adatto, ma è uscito, si è rimesso in pista senza guardare, mi ha sbattuto a muro. E tra l'altro il fatto che abbia proprio fatto la traiettoria precisa senza guardarmi mi fa fare due domande. Ma la cosa più bella è che hanno penalizzato me per guida pericolosa. Siamo seri. Ok, mi avevano visto dei bambini registrare, mi guardavano malissimo, quindi ho stoppato. Comunque, poi appunto di nuovo con Aaron, sempre mi paro comunque con quella speed up, sono stato chiuso tra virgolette, contatto, per fortuna lì non sono caduto, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio. E poi alla fine la gufata clamorosa su quella Pons, che non mi ricordo bene chi fosse, mi sa Giller, a cui appunto ho tirato quella gufata spaventosa, si è steso due volte, ho fatto di nuovo P5. Sono contento, però non tanto, perché il passo era buono, non ho mai fatto errori miei, tranne una o due volte forse. Ho fatto 4 reclami, mi hanno risposto a 0, per ora sto registrando il video di giovedì, quindi sarei davvero curioso. Ci tengo a fare complimenti a Mattix che ha vinto. E nulla ragazzi, a Misano ci rifaremo sicuramente, abbiamo qua dietro la scritta Love Misano che ci dà forza. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, seguirmi su Instagram per i motivi detti all'inizio del video, e noi ci vediamo in un nuovo video qua da Misano. Ciao a tutti.